Assessore Betti Leone, prospettive rose, donne protagoniste qui all'Aquila e non solo. Ecco, raccontiamole queste giornate. Sì, diciamo che Prospettive Rose è un progetto che noi abbiamo iniziato l'8 marzo dell'anno scorso con un'iniziativa dedicata a Margherita d'Austria, la più grande mecenate che ha fatto di questa città, poi una città di cultura e che è una donna. E allora ci siamo riproposti però con un comitato di donne di provare a far emergere altre figure femminili che avevano lasciato un segno nella città. Abbiamo quindi cominciato un lavoro pensando a fatti, a donne individuali, ma man mano che lavoravamo ci siamo resi conto che invece, salvo diciamo, alcune figure particolari, era forse più importante dare atto dei movimenti collettivi. Quindi abbiamo in questo progetto messo insieme alcune donne, ma anche alcuni fatti collettivi, come le donne dell'Italtel, nella industria, e poi Donatella Tellini, ma in relazione al percorso del femminismo aquilano, quindi anche qui un fatto corale, una donna che rappresenta un fatto corale. E poi su richiesta dell'associazione Barbara Micarelli abbiamo pensato di dare atto anche di un altro protagonismo di donne, spesso più nascosto, che è il protagonismo delle donne che hanno animato i conventi femminili all'Aquila e che hanno avuto un ruolo nella vita sociale aquilana. Queste per grosse linee, tutto il progetto finirà l'8 marzo con una diciamo, proiezione che parlerà invece delle donne anziane aquilane. Quindi abbiamo cominciato con una donna eccellente, finiamo con le donne della città per dire che la storia la fanno le donne eccellenti, ma anche le donne tutti i giorni. Poi naturalmente chiuderemo il ciclo e il ciclo si chiuderà con una breve conferenza della professoressa Mantini che ricollegherà appunto tutto il percorso e poi offriremo alla città un concerto particolare che è per la prima volta le musiche che si suonavano alla corte di Margherita d'Austria. Prospettive Rose è un progetto organizzato, promosso dall'assessorato, da tre assessorati del comune dell'Aquila. Ha come obiettivo rimettere in luce delle figure femminili che hanno lasciato un segno nella nostra città, nella città dell'Aquila. Questo significa che non devono essere necessariamente donne aquilane, ma donne che hanno vissuto all'Aquila, hanno lasciato qui con il loro operato, hanno portato ad un cambiamento. Per quanto riguarda l'università, siamo stati chiamati a cercare una figura nell'ambito della scienza e abbiamo infatti individuato nella professoressa Anna Santucci una donna che è stata prima in diverse, come dire, per diversi aspetti. Dal racconto di questa figura sviluppiamo una tavola rotonda con delle ricercatrici oggi presenti all'Aquila che hanno avuto riconoscimenti internazionali molto prestigiosi. All'evento che avrà luogo il 9 febbraio all'edificio Alan Turing sono stati invitati anche, oltre a tutta la cittadinanza, abbiamo fatto un invito mirato alle giovani generazioni, quindi alle classi terza e quarta delle superiori, in modo da raccontare questa figura e raccontare la scienza oggi all'Aquila.